Un ospedale a misura di donna, la NAO Abruzzo, il principale sindacato dei medici ospedalieri, chiama a raccolta istituzioni, tecnici e mondo sanitario per ripensare agli spazi di cura. Gabriella Marini, segretaria aziendale del sindacato, punta sul sorpasso delle mediche anche in Abruzzo, motivo per il quale il nuovo nosocomio dovrà tenerne conto. La progettazione di un nuovo ospedale sicuramente è importantissimo perché dà la possibilità di concretizzare dei paradigmi che sono in genere teorici, perché la fortuna di costruire un nuovo ospedale non capita di frequente. Sicuramente una struttura moderna dovrà avere un baby parking, la possibilità di avere nido aziendale e materna, oltre ad avere per il benessere di chi lavora e dell'utenza una mensa, parcheggi adeguati e una viabilità facile, perché l'ospedale deve essere raggiungibile facilmente da tutti. In Italia, secondo gli ultimi dati, il sorpasso è già avvenuto. Le donne rappresentano il 50% dei medici del Servizio Sanitario Nazionale. A livello locale sono ancora in minoranza. L'ASL di Teramo conta attualmente 651 dirigenti medici, di cui 345 uomini e 306 donne. Sono di più le ragazze anche che studiano medicina. Oramai sono quasi la maggioranza anche le mediche che esercitano. Purtroppo le regole sono legate anche al loro tempo, il tempo del lavoro, il tempo della vita delle donne è frustrante perché la carriera interviene a frenare o il matrimonio o la maternità e quindi abbiamo bisogno di un modo diverso di concepire i contratti e un modo diverso di concepire la flessibilità nell'utilizzo perfetto delle persone in base alle loro specialità. Le donne di solito sono anche molto più diligenti e scelgono specialità che hanno sempre anche un côté sociale, quindi è importante che la comunità si faccia carico di chiedere alla politica universitaria anche, che prepara i medici, di avere non un occhio di riguardo, un occhio attento ad un interesse generale. Se stanno meglio le donne e se stanno meglio le donne medico, stanno meglio tutti.